Ripeto, io sto in casa, ma non sono felice di stare in casa, come non siete felici voi. Io sto in casa e ho tutti i vantaggi, non ho problemi, ascolto la musica e leggo i libri, quello che suggeriscono gli artisti, i cantanti, gli attori che avete sentito. Però voglio dirvi che io capisco quelli che non hanno privilegio, che non hanno nessun vantaggio, che hanno lavorato per prendere un piccolo stipendio e che oggi non lo prendono più e che avranno un problema, che sarà un problema anche nostro, il problema di riuscire a compensare quello che essi non hanno perché non lavorano. Ora, io posso avere un autista, vi faccio un esempio. L'autista che lavora con me, se dovesse essere pagato soltanto perché viaggia, sarebbe per un mese fermo. L'autista rimane con me anche da fermo e questo è un vantaggio. Ma quanti lavorano nei ristoranti? Quanti lavoravano nei ristoranti, negli alberghi, in tutta Italia, nei luoghi più turistici, in Trentino soprattutto, ribadisco in Trentino, dove tutto è chiuso e dove il turismo è la principale impresa, quelli che non avevano un contratto fisso, come fanno a vivere? Ecco perché occorre dire che dobbiamo stare in casa, ma il virus non è mortale. Non uccide nessuno. Dobbiamo limitare il contagio per non essere troppi che ricorrono ai letti per curare le situazioni più gravi. Ma allora, ripeto ancora, perché non si chiudono le tabaccherie che procurano attraverso il fumo il cancro ai polmoni, che importa poi che persone siano ricoverate in terapia intensiva? C'è una potente contraddizione. Quindi badate alle contraddizioni, ma non abbiate paura. Abbiate paura per il vostro futuro, della speranza che l'Europa sia con l'Italia come dice di essere. Ma è certo che quando io ho dichiarato e dichiaro che il virus non è mortale, non lo faccio per sottovalutarlo, non ho sottovalutato nulla. Dico la verità di tutti i virologi intelligenti e onesti che non pensano di usare questa opportunità per potenziare la sanità. Conseguenza inevitabile, sarà giusto che sia, dopo tanti ridicoli tagli. Per cui esiste un problema di ricovero ospedaliero, quello è il problema. Quindi evitate di essere in quelle condizioni, evitate di incontrarvi, non per starvene in casa felici, come vi dicono i miei amici garruli e festosi, ma perché in questo modo noi impediamo che il virus si diffonda, tutto qua. Però non abbiate preoccupazioni, non pensate alle malattie gravi, non pensate alla morte. Non pensate alla sofferenza, se potete essere felici a casa vostra, siate felici a casa vostra. Ma io vorrei essere libero di andare dove vado sempre, essere libero di lavorare. Vorrei che voi foste liberi di lavorare e vorrei che questo lo Stato lo comprendesse attraverso una serie di procedimenti che probabilmente verranno anche fatti, cioè di creare grandi ospedali con i letti per la terapia intensiva. È stato fatto questo in Cina, in Italia non so se capiterà perché occorre l'appalto con la Corte dei Conti, con tutte le regole per cui sarà pronto quando saremo arrivati in piena estate, questo ospedale di campo che io immagino. Quindi sono per soluzioni concrete, sono per uno Stato che non ponga limiti né alle persone né alle cure. Ma quando noi siamo di fronte alla scelta fra limitare la nostra libertà fisica e poter garantire i posti per soccorrere i malati, capisco che la sanità prevalga, ovviamente lo capisco, quindi non mi pare che ci sia ragione di polemica, voglio solo dirvi siate sereni, non è la peste, non sottovaluto nulla, questo ho detto dal primo giorno e questo ripeto. E quelli che vogliono impedire però sono semplicemente persone che vogliono terrorizzare, non si capisce perché, perché non hanno capacità di autocontrollo, se ne fregano, essendo benestanti, che voi non lavoriate, se ne fregano che non abbiate possibilità di sopravvivere, tanto loro stanno comodi, sono i politici che devono dimostrare con il loro potere che cercano la vostra salute e non è vero. Non fidatevi di quelli che sono mossi dalla paura, tanto loro sono tranquilli. Ecco, voi siate tranquilli, non abbiate paura, ma non fatevi intimidire.